e di Gigi Zarrano, l'esercito di liberazione è pronto a partire! Allora, buonasera a tutti, bentrovati, grazie di essere qui, grazie per la vostra presenza così calorosa e numerosa qui per accogliere il camper della libertà e il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, a cui facciamo un applauso di benvenuto ancora qui a Ispica. Siamo qui per parlare del nostro nuovo progetto, del progetto Libertà, che ci vede impegnati per le europee dell'8 e del 9 giugno. È un progetto che rappresenta la prosecuzione del percorso avviato, iniziato con Sud Chiama Nord, che ci ha consentito di avere i nostri rappresentanti non soltanto in tante amministrazioni comunali, ma anche al Parlamento siciliano, a quello nazionale, e che oggi mira anche all'Europa. È un progetto che vede insieme più movimenti civici, autonomisti, che hanno scelto di sostenere Cateno De Luca, che hanno scelto di far parte di questo progetto per portare la nostra voce in Europa. È un progetto che vede la partecipazione di pezzi di questa società, dagli ambulanti agli agricoltori ai pensionati, proprio perché comprende e meglio può interpretare quelle che sono le istanze del territorio. E quindi noi stiamo girando con il nostro camper della libertà l'Italia, stiamo girando la Sicilia provincia per provincia, così come siamo abituati a fare, come avete imparato sicuramente a conoscerci. Quindi eccoci anche ad Ispica, oggi tutta la giornata nella provincia di Ragusa, proprio per raccontarvi di questo nuovo progetto. Vorrei in apertura, prima di ascoltare poi il nostro leader Cateno De Luca, dare la parola per un saluto ad Andrea Di Stefano, l'assessore Di Stefano, che ci raggiunge, prego. Salvo sul palco. Buonasera a tutti, siete tantissimi, grazie. Poche parole, non voglio togliere tempo a nessuno, vi ringrazio, ma soprattutto ringrazio Cateno, ringrazio Paolo, ed è bellissimo vedere quante anime, come noi attivisti che siamo innamorati del progetto di Cateno De Luca, progetto di libertà, e vediamo che questo progetto cresce sempre di più. Significa che la gente ha voglia veramente di che qualcosa cambi, e quindi è importante vedere voi qui, è importante vedere noi che affrontiamo questa, come la chiamano a Cateno, camminata nel deserto. Noi non ci fermiamo, siamo qui per voi, siamo per rappresentare tutti i problemi della città, per affrontarli uno per uno, e quindi grazie veramente, sosteneteci, sostenete la libertà, sostenete Cateno, e grazie ancora. Grazie per un saluto. Vorrei anche invitare ad aggiungermi Saverio Buscemi, consigliere del comune di Ragusa. Non c'è? Ah, ok, non è ancora arrivato. E allora, l'ho visto prima, Cesare Campailla invece era qui. Eccolo, e lui fa parte, invece rappresenta Sud Chiama Nord a Vittoria, e quindi lo accogliamo per un saluto. Buonasera a tutti, sono contento di essere qui ad Ispica. Io rappresento, sono assessore al comune di Vittoria. Vi voglio rubare solo 2 minuti perfetti e vi devo raccontare una cosa che io ci tengo
personalmente. Abbiamo fatto una manifestazione davanti agli uffici del CUP di Vittoria, è il centro unico di prenotazione per la visita, per fare le visite. Ma secondo voi questo governo Meloni, che si vanta di essere sempre al fianco dei più deboli, di essere sempre al fianco delle persone in difficoltà, oggi non è così, perché una persona anziana, quando va negli uffici del CUP, non è possibile che chi allo sportello dice a quella persona anziana non si trova il posto. È una vergogna! E l'ho detto questo al direttore generale dell'ASP di Ragusa, che attualmente è commissario straordinario. Ma io dico una cosa, la sanità, ma dov'è? Non parla nessuno di sanità, non dicono niente, dicono soltanto, io penso che secondo questi signori che governano, chi ha soldi si può salvare, chi soldi non ne ha, portarsi a fare benedire. Questa è una battaglia che porteremo avanti con determinazione e che fa parte del progetto di libertà di Cateno De Luca. L'8 e il 9 giugno si vota per la libertà. Forza Istica, un Carrefour e via! Grazie, dovrebbe esserci anche per un saluto Rosetta Noto, che non è ancora arrivata, benissimo. E allora passiamo invece a chi rappresenta Sud Chiama Nord qui ad Ispica, e quindi vorrei Antonello Calvo, che è vice coordinatore cittadino in rappresentanza dell'intero comitato cittadino di Ispica. Buonasera a tutti, Cateno, buonasera. Noi accogliamo Cateno con grande entusiasmo. Abbiamo abbracciato questo progetto senza se e senza ma, con tantissimi argomenti da sviluppare, soprattutto nella nostra città, perché ci prepariamo a tante cose. Però è importante questo sostegno che dobbiamo trasmettere per quanto riguarda la fase europea, perché è veramente una scommessa che io non credevo che Cateno, come dire, prendesse tra le sue corde. Invece giorno per giorno abbiamo qua anche amici dell'Emilia Romagna, che poi vi presenteremo, che anche su stanno credendo a questo progetto. Quindi veramente l'invito è di non demordere, giorno per giorno andare avanti e promuovere questa grande iniziativa. Gli argomenti che abbiamo a disposizione sono tantissimi, li vediamo illustrati qua per quanto riguarda quelli locali. Veramente, forza Cateno, mi fermo a questo. Grazie, non so se ci sono allora. Non so se ci sono allora a questo punto Lucia Franzoi, consiglieri comunali Serafino Arena, Antonello Denaro, in rappresentanza della lista civica Rinascita Ispicese, che da poco è stata federata a Sud Chiama Nord. Allora vorrei invitare per un saluto Lucia Franzoi. Buonasera a tutti, davvero un piacere, è la prima volta che ci incontriamo. Noi siamo la New Entry a fianco del gruppo Libertà, abbiamo fatto la presentazione un paio di settimane fa. Innanzitutto porgo i saluti di Serafino, che purtroppo per un grave lutto che ha avuto non può essere qui stasera, ma ci segue da lontano. La sua passione per la politica è storica. Sono qui presente con Antonella Denaro, con la quale noi siamo stati presenti in Consiglio Comunale per due anni, i primi due anni. Lei e Serafino hanno rappresentato Rinascita Ispicese, dopodiché abbiamo mollato un progetto che non ci piaceva più e abbiamo abbracciato, devo dire, con grande entusiasmo questa volta il tuo progetto, Cateno, che vedo veramente pieno di energia, di grande positività. Leggo tra le tante famiglie che hai riunito quella di Rizzi, che mi sta molto a cuore. Io sono animalista pure, ho condiviso tante delle sue battaglie e vorrei tanto che con il tuo aiuto potessimo dare un'ennesima impronta di positività per quanto riguarda tante tematiche, tante problematiche che sono state qui da Paolo in maniera impeccabile, che riguardano il nostro comune, ben descritte. Quindi il nostro augurio è che possa essere un cammino veramente fruttuoso e sono sicura che questo darà i suoi frutti. Grazie. Grazie, grazie a voi.
Grazie per aver scelto di essere parte di questo progetto che ci vede crescere di giorno in giorno sul territorio. Adesso vorrei invitare Paolo Monaca, consigliere comunale, ma coordinatore provinciale per Sud Chiama Nord qui a Ragusa. Grazie Valeria e grazie a tutti gli amici e le amiche che siete qui, grazie a Cateno che ha voluto essere presente ancora una volta qui nella nostra città. Si conclude oggi la giornata ragusana con la tappa di Ispica, in questa giornata impegnativa ma entusiasmante. Siamo qui alla luce del sole, ma direi sotto la luce della luna, perché noi siamo quelli che ogni giorno siamo in mezzo a voi, nelle piazze, nelle strade. I nostri telefoni squillano e rispondiamo sempre, quando non riusciamo lo facciamo dopo qualche minuto, dopo un'ora. Siamo sempre in mezzo alla piazza. Cerchiamo il vostro contatto perché rappresentiamo le vostre istanze. Lo facciamo, come poco fa diceva Lucia, nella quotidianità, in consiglio comunale. Lo facciamo rispetto al proprio movimento di appartenenza. E oggi siamo qui in questa competizione elettorale delle europee con Cateno De Luca, nostro leader, candidato in tutta Italia. Io lo ricordo, se avete amici candidati in tutta Italia, potete dirmi di votare la lista Libertà, che è questa qui, e scrivere Cateno De Luca, perché Cateno è candidato in tutta Italia. Ma soprattutto dalla Sicilia deve arrivare un segnale forte, deve arrivare circa il 50% di quel 4% che è la soglia di sbarramento, che permetterà al movimento l'elezione di circa 3 o 4 parlamentari, 3 o 4 seggi si parla, se arriviamo al 4%. Noi abbiamo questa responsabilità, che dalla Sicilia, dalla nostra terra, dalla nostra martoriata terra, visto un po' questo governo regionale che con l'ologramma Schifani, come ama definirlo Cateno, sta disamministrando e sta dando il meglio di sé e il peggio di sé, soprattutto in questi giorni abbiamo visto un po' le varie passerelle palermitane, dove penso che lo possiamo dire al microfono senza paura di smentita, dalla Meloni a Schifani hanno voluto inaugurare il voto di scambio. Vi do alla Sicilia, vi concediamo qualche milione di euro per le vostre città, per le vostre strade, per le vostre infrastrutture, perché ci dovete votare adesso fra 15 giorni. Che coincidenza, guarda caso, adesso 15 giorni prima del voto la Meloni arriva qui in Sicilia a concedere questa finanziamenti, queste importanti somme, come se fosse una concessione, cosa che non è. Io vado a concludere il discorso, il mio ragionamento, perché di questo e di tante altre cose ne parlerà Cateno, come giusto che sia, anche perché magari ci potrà anche aggiornare rispetto ad alcune notizie di qualche ora fa, invitando la mia città, invitando da qui tutta la provincia di Ragusa a uno scatto d'orgoglio. Già nelle elezioni regionali di 2 anni fa, del 2022, ci avete dato tanta fiducia e Cateno, credo che noi abbiamo mandato un avviso di sfratto, da soli siamo arrivati secondi. Oggi, questa sera, vi chiediamo di nuovo di darci la vostra fiducia, di mettere una con la matita, che è un'arma potentissima, votare la lista Libertà, scrivere Cateno De Luca come gli altri candidati della lista Libertà, ce ne sono 8 nel collegio Sicilia Isole, perché abbiamo bisogno della vostra fiducia per poter scardinare un sistema che è malato, che è corrotto e che finalmente questa terra martoriata di Sicilia e della provincia di Ragusa dobbiamo liberarcene. Quindi l'8 e il 9 giugno votate la lista Libertà, votate Cateno De Luca e tutti i candidati, che grazie al vostro voto, alla vostra fiducia, riusciremo a fare un passo avanti per scardinare un sistema malato di cui tutti da questa sera dobbiamo lanciare da qui un messaggio forte, perché dobbiamo liberarci di questa malattia una volta per tutte. Grazie e buona continuazione.
Grazie Paolo, grazie per il tuo intervento, per l'impegno anche nel territorio per far crescere Sud Chiama Nord e aumentare, radicare ancora di più la rete del partito sul territorio provinciale. Il progetto Libertà è un progetto importante, lo abbiamo detto, è un progetto che va oltre le europee, è un progetto per il quale vi chiediamo un supplemento di fiducia. Ancora una volta, fidatevi di Cateno De Luca, fidatevi della sua azione amministrativa, fidatevi di Sud Chiama Nord. L'8 e il 9 giugno non votate soltanto per la lista Libertà, ma votate per consentirci di andare avanti in questo progetto, per consentirci di portare avanti questo progetto che ha come obiettivo, quello lo ricordiamo sempre, di conquistare Palazzo d'Orleans e di vedere Cateno De Luca presidente della regione siciliana. E quindi adesso il federatore della lista Libertà, il leader di Sud Chiama Nord, l'onorevole Cateno De Luca. Buonasera Ispica, grazie per questa presenza, grazie a Paolo Monaca, grazie a tutti coloro che hanno preso la parola in rappresentanza non solo del nostro movimento, quelli che hanno già partecipato a questa meravigliosa strategia che abbiamo lanciato qualche anno fa, grazie anche a coloro che ci guardano, ci hanno guardato con interesse e con la comune esperienza civica, hanno deciso di aderire e di sostenerci e di fare questo percorso con noi. Questo è un momento molto delicato. Abbiamo tanti truffatori del voto che circolano in Italia, che vengono anche in Sicilia. La prima è la signora con la pompa della benzina in mano. È venuta 3 giorni fa il Presidente del Consiglio dei Ministri, tale Giorgia Meloni, che ha anche una caratteristica. Ha un cognato ministro che spesso spara minchiate, e meno male, perché se non ci fosse Lollobrigido, che ha ed esterna quell'lapsus freudiano. L'altro giorno meraviglioso nel Parlamento, mentre un deputato del Nord gli ha posto la questione della siccità, lui a un certo punto nella risposta ha detto: meno male che la siccità ha colpito il meridione e la Sicilia e non quindi la zona dove voi fate del vino eccezionale. Giorgio, io capisco che ormai quello che deriva un insegnamento del ventennio fascista spesso non riuscite a debellarlo da quelli che sono certi percorsi.
e che si stia arrivando a una forma di dittatura 4.0 lo cogliamo ogni giorno. Però almeno nei ministeri portati la famiglia buona, non ti portare quelli che obiettivamente non ne stiamo capendo la funzione, se non quella di offendere gli italiani che hanno un minimo di quoziente intellettivo. E siccome noi ce l'abbiamo, perché non facciamo parte della corte dei miracoli e non ne vogliamo fare parte, attenzione, noi abbiamo fatto una scelta di campo già in tempi non sospetti e vogliamo andare avanti così. Vedete, si sta votando in queste ore due cose importanti. La supercazzola della separazione delle carriere dei giudici. Ci avete presente, in questo momento c'è il Consiglio dei Ministri, non so se si hanno già deliberato, se a sua volta si è riunita ora d'urgenza la giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ma io non so se chiedo a ciascuno di voi che cos'è la separazione delle carriere, se mi sa rispondere. Già viene difficile a me, attenzione, no, non vi allontanate, non vi interrogo, tranquilli. Non è compito mio, probabilmente c'è un preside qua e altro che può, da questo punto di vista, svolgere la funzione, no? Però non vi interrogo. Ma credo che molti di voi hanno avuto a che fare con i tribunali. Sì? Dite, sì? Non vi preoccupate, non mi battete neanche in questo. Perché io ho avuto 16 processi e 2 arresti. Chiaro? E sono incensurato. Ma sono stato 12 anni nel tiracarne giudiziario. Quindi non lo so qua chi c'è che mi può battere in questo. Non mi sono fatto mancare niente. Come vedete, ormai ho la Treccani della vita. E allora, chi è che ha avuto a che fare con i tribunali sa che il problema è la durata dei processi. Io ho una causa per regolamento di confine, non so se vi è mai capitato che vi sciarriate con confinante, no? Izzica. Credo che è da 16 anni che dura sta. Cioè, vi ci può mangiare 12 generazioni d'avvocati. Perché poi, come dico, capita sempre, mi scusi con le signore, sono più lì di currivo che di valore, no? Però siccome noi siamo di quelli là, l'onore, la cosa, di fronte a questo, e non è che voi trovate il tribunale che la cosa ve la risolve subito. No, io per esempio 16 anni finora, vediamo quanto deve durare. Allora il tema qual è? Che in questo momento c'è uno scontro a Roma, il tema è, ma perché non lavorate entrambi le parti per risolvere il problema della giustizia, la durata del processo? Perché quando una sentenza ne arriva dopo 7 anni, 10 anni, 15 anni, e io nel frattempo subisco il mascheramento di un'accusa, piuttosto che non poter fare un'opera perché il confinante mi ha fatto causa per un presunto regolamento di confine. Ma che me ne faccio di una sentenza a distanza di tanti anni? Questo è il tema. Ma non se ne parla, perché ovviamente lì si scopre che il re è nudo, perché si dovrebbe fare poi una verifica di chi è maggiormente la responsabilità. Poi siamo in procinto, tra poco arriverà in Parlamento il premierato, perché Giorgia ha detto che bisogna dare la possibilità a chi ha il voto maggiore, chi ha più voti da parte degli italiani, di poter governare.
e soprattutto deve anche avere la possibilità di non essere poi impallinato dai voltagabbana. Per carità, noi già abbiamo un Parlamento di nominati che non si sa a che cosa serve, perché ovviamente sono servi sciocchi di chi li nomina, dei segretari nazionali dei partiti. Ora, cosa vuol fare Giorgia? Giorgia ora vuole ripristinare effettivamente la dittatura 4.0 con l'addendum olio di ricino, chi non è d'accordo la turchetta. E ritorniamo al clima del ventennio, ma già lo ha fatto quando è venuta 3 giorni fa a Palermo, ora ne parliamo, no? Ebbene, io mi domando però, chi è che tutela gli italiani tutti dai truffatori del consenso? Facciamo un esempio. Campagna elettorale, elezioni politiche 2022. Si votava il 25 di settembre 2022. Bene. Giorgia Meloni doveva togliere le accise, perché quando è andata a fare il pieno nella benzina si è spaventata, è uscita il fisco e su 50 euro di pieno 35 euro andavano al fisco e 15 euro solo al povero benzinaio. È rimasta basita come se stava su paluna. Si dice dalle mie parti caduta da naga, cioè caduta da naga. Ma la naga sapete che cos'è? Ah? Ah, pure cavo sapete che è la naga. Maria cara, caduta da naga, oppure maravigliata da rutta. Ce l'avete presente il pastore che rimane allibito di fronte a quello che è il miracolo? Questa meravigliata, una cosa da rutta. Maria maravigliata da rutta. E che cosa ha detto? Quando arrivo vi taglio. Vi taglio le accise. Dall'altro lato gli risponde Matteo Salvini, io ne taglio 7 accise. Ricordate la trasmissione televisiva? Firma 7 accise. Dopodiché, Paolo, un mese. Ce l'avete il mare qua? Sì. Ma la veduta non c'è più perché c'è il blocco navale, perché non arrivano più ora gli immigrati, perché c'è il blocco navale della Melone, ve lo ricordate, campagna elettorale, blocco navale! Blocco navale? L'avete visto? Noi vediamo centinaia di milioni di euro spesi invece in Albania, procedure d'urgenza, varie storie, ma blocchi navale l'abbiamo visto, però lei... i blocchi navali, e gli risponde Salvini, la prima cosa per una questione di coscienza che farò quando arriverò al governo, l'abolizione della Fornero. Come è finita? Però ho voluto citare un po' di cose che tecnicamente ad Oxford si chiamano minchiate. E allora la domanda è, se io mi faccio una campagna elettorale che è il festival delle minchiate, vinco perché sono bravo, va bene? Se riesco a spararle così in modo credibile che vi convinco, vi trascino, vi truffo. Dopodiché arrivo al governo e ovviamente mi scordo di tutto, anzi faccio pure l'opposto. E allora la domanda è, visto che la Meloni si pone il problema che chi ha più consenso è giusto che possa governare, la domanda che noi facciamo alla Meloni, visto che lei è recidiva nel fare campagne elettorali sparando stronzate, chi è che ci difende da chi spara stronzate, ruba il consenso, truffa gli elettori
come arriva lì, fa tutto l'opposto e diventa irremovibile? Ma non ho capito. Di là non si può togliere più. E allora vedete, siamo sempre per la casta che fa le norme per se stesse. Noi non ne parliamo in questo momento. Hanno avuto la capacità pure di risuscitare Berlusconi. Tajani, poveretto, non avendo naturalmente e capendo la difficoltà in cui si trova, ha avuto la fantasia di fare i manifesti per le europee, che avete visti, no? Con Berlusconi. E allora, se hanno risuscitato Berlusconi, dobbiamo ricordare qualche cosa. Le ultime, no? Quelle che ci hanno toccato di più, quello che rappresenta la disparità sociale, quella che rappresenta la rottura del patto intergenerazionale, le pensioni. Famoso, ultima settimana, lo ricordiamo tutti quanti, Berlusconi dice, promette che se andrà al governo, Forza Italia porterà le pensioni minime a 1.000 euro. Ve lo ricordate? O io ho capito male? Eppure qualcuno ci sarà pure cascato e ci rese pure uomo, scommetto. Capita nella vita, per carità. 1.000 euro, ve lo ricordate? Ancora aspettavo. Berlusconi morì. Le pagine morì pure, gli aspettava l'aumento. Ma l'aumento non è arrivato. E allora Tajani, se volete risuscitare la buon'anima di Berlusconi, mi dispiace, dobbiamo dire, dobbiamo risuscitare anche le stronzate con cui Berlusconi prendeva i voti, e noi per carità di tutto rispetto, però questo rientrano poi nella categoria, vedete, di chi ha truffato gli italiani. Andiamo a noi. Io sono al quinto comune che amministro, dove faccio il sindaco. Per ora sono a Taormina, in attesa, grazie a voi, di traslocare definitivamente a Palazzo d'Orleans a Palermo. Per ora ho l'onore e il piacere, oggi pensate, a quest'ora, un anno fa, ero stato eletto sindaco di Taormina, applauso ai taorminesi, con quasi il 65% del consenso contro tutto l'arco costituzionale. Questo è civismo di quello puro. Quinto comune. Andiamo esattamente a quello che rappresentiamo. E parliamo degli statisti di frontiera, i veri sindaci, quelli degni di questo nome, quelli che devono amministrare, devono risolvere i problemi, e quindi sulla scorta del giuramento che fanno, per noi c'è la Bibbia, per noi sindaci la Bibbia è il programma elettorale che presentiamo durante la campagna elettorale, li giuriamo, e lì quella diventa la stella polare dei 5 anni di mandato. Io ho finito stanotte, l'ho depositata ieri esattamente alle 23:58 minuti, perché l'ho depositata entro ieri, la relazione del primo anno di attività, perché farò consiglio comunale venerdì 7 alle ore 10. Consiglio comunale dove io porto il conto di ciò che ho fatto in un anno, in base agli impegni elettorali che ho assunto. Ci sono sindaci che in relazione annuale non ne fanno, qua a Rispica so che la fanno puntualmente, e questo è importante. Rispica è l'esempio,
dei sindaci rispettosi delle leggi. Anche perché tale Catero De Luca a febbraio di quest'anno ha fatto una legge da parlamentare siciliano. Siccome c'erano dei sindaci volgari, perché violavano le leggi regionali, quindi non degni di questo nome, ovviamente non è il caso di Ispica, ha previsto che entro 60 giorni, da quando scade il termine dell'annualità, scatta una sanzione al sindaco della decurtazione dello stipendio, più scatta la decurtazione al comune sui trasferimenti della regione. Quindi attenzione, l'omissione del sindaco viene configurato come danno erariale, quindi chiunque può procedere a denunciarla alla Corte dei Conti perché il suo comportamento volontario sta creando un danno all'ente. Cosa prevede questa norma? Che il sindaco, trascorso un anno dal suo mandato, deve depositare nella segreteria comunale la relazione e il presidente del consiglio comunale entro 10 giorni dal deposito della relazione deve tenere la seduta di consiglio comunale per il dibattito sulla relazione del sindaco. Noi sindaci di Sud Chiama Nord, prendi nota Paolo Monaca, tu che aspiri, tu aspiri a fare il sindaco, sì o no? Sì. E allora voglio fare l'applauso a chi due si affrontano. Non saresti male però, come certamente siamo impegnati nella squadra. Aspetta, permettete che io esprima un mio desiderio, poi si passa attraverso le intese, i ragionamenti e il consenso, Non è che prima il carte battia il sindaco, non entra nei miei poteri e nel mio modo, guarda, di essere, Così per chiarirci. E allora facciamo al contrario. Lasciamo stare. Il prossimo sindaco di Ispica. Che è Paolo Monti. E allora il sindaco di Ispica che sarà sostenuto da Sud Chiama Nord, fermiamoci qua, deve sapere che noi nel programma pretenderemo che si inserisca anche un altro impegno. Oltre alla relazione dibattuta in consiglio comunale, il sindaco deve stampare e mettere a disposizione della popolazione la copia della relazione e fare un dibattito con la gente. Noi lo chiamiamo nel nostro modello di partecipazione col cittadino, si chiama telemicrofono. Io giorno 8, perché in genere prima lo facciamo in consiglio comunale e subito dopo si fa a te il microfono. Diamo al cittadino il microfono per spiegare, per avere le domande, per avere la lamentela. Io l'ho fatto sempre, anche a Messina. Questo è il nostro metodo. Ecco perché io ho sempre fatto amministrare la comunità con me. L'ho sempre resa partecipe con i post, con i video, con le dirette, con le informazioni, con la relazione. Quindi clausola già che noi mettiamo nel programma che riguarderà le prossime elezioni amministrative a Ispica. Ebbene, vedete, è importante che noi abbiamo messo la sanzione. Cosa prevede sempre questa legge? Che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, la legge è già entrata in vigore a fine febbraio, credo prima settimana di marzo, quindi li potete contare già. A voi non vi serve perché qua Ispica è tutto a posto.
entro 60 giorni scattano le sanzioni se i sindaci, perché io ho previsto pure la possibilità che i sindaci si possano sanare, mica le sanatorie le fa solo Salvini. E abbiamo previsto che tutti i sindaci che nel frattempo non avevano rispettato la norma potevano cumulativamente fare una relazione cumulativa per gli anni che avevano violato la norma, presentarla al Consiglio Comunale, andare in Consiglio Comunale, chiedere scusa, quindi sanare, rimettersi in termini. E quindi spero che i sindaci che hanno trasgredito la legge si sono messi in termini, perché ormai sta scadendo, quindi aprile-maggio credo che sia pure scaduto il termine dei 60 giorni. Ecco, questo perché lo facciamo? Lo facciamo perché vogliamo evitare che le campagne elettorali diventino il festival delle minchiate, cioè di chi le spara più grosse, perché se io devo dare conto ogni anno e quindi faccio il dibattito in Consiglio Comunale, è logico che lì ho la prova provata prima della scadenza del mandato se ho lavorato bene o non ho lavorato, se l'opposizione esiste o non esiste, se esiste sulla carta o è d'accordo sotto banco. Perché sapete, c'è anche la sindrome dei ladri di Pisa, si chiama. Il giorno litigano e la notte vanno a rubare assieme. Chiaro? E c'è anche questo, non bisogna stare attenti. Pensate. Quindi questa norma serve per cercare di dare chiarezza alle nostre posizioni. Che sono sti cose che mi mettiste qua? Che sono? SOS bolletta dell'acqua. E che volete? Ormai ci rapinano. Ormai faranno una società per mettere la tassa pure sull'aria che respiriamo. Così è. E i grandi gruppi ormai hanno colonizzato la nostra terra. E parte tutte dall'Europa, perché l'Europa ci dice che ci vuole la libera concorrenza. Di che? Di cosa? Siamo diventati il pisciatoio dell'Europa. Ci pisciano in testa e gli dobbiamo dire pure bravi, meno male che siamo europei. Ma di cosa? Da dove deriva questa porcheria, per esempio, della privatizzazione della gestione dell'acqua, la privatizzazione della gestione del rifiuto, la privatizzazione della sanità? Tutti i servizi pubblici essenziali sono stati privatizzati. Dietro ci sono grandi lobby internazionali con politici locali, parlamentari, che gli fanno ovviamente da battistrada. Ah, e qualcosa c'è là dentro? Chissà le assunzioni come sono avvenute, chissà il parente di chi c'è, il fratello di chi c'è, la moglie di chi c'è. Ah, ecco, noi vogliamo la libertà invece di evitare questi Dracula. Vogliamo che ritorni la gestione pubblica. E se il sindaco non riesce ad avere un servizio efficiente, efficace ed economico, lo prendete a calci in culo e lo cambiate. Ma non che noi dobbiamo ormai fare un mutuo per pagare la bolletta dell'acqua, la TARI. La TARI. Qua c'è la delinquenza più assoluta su questa situazione. Qua la gestione politico-mafiosa è sotto gli occhi di tutti. Vedete? Perché in Sicilia non si è speso un solo euro per fare le infrastrutture di secondo livello di smaltimento dei rifiuti e ora ci stiamo preparando alla grande insaccata dei due inceneritori, 700 milioni di euro con una bella operazione già di gestione pubblico-privata? Anche qui. Per quale motivo? Chi è che ci ha governato per 5 anni? Non ci ha governato sempre il centrodestra? Quanto ha speso Musumeci per le infrastrutture? Zero. E allora era connivente con le solite società che gestivano lo smaltimento dei rifiuti. E i sindaci? È inutile poi tagliano, fanno eccetera.
primo costo aggiuntivo che c'è in Sicilia è che portiamo i rifiuti fuori dalla Sicilia. Queste sono le questioni anche, ed è ovvio che poi ci troviamo anche con gestioni un po' paradossali. Ieri, a proposito di rifiuti, ho fatto l'ordinanza, ho dato un calcio in culo definitivo a chi aveva la gestione del servizio, che aveva truffato i taurinesi. Quando mi sono insediato, con nota ufficiale, chiedo agli uffici tecnici e quant'altro di darmi la copia delle contestazioni che avevano formulato a questa società. Risposta scritta, mai formulate contestazioni. Lo sapete io quanto io ho contestato in un anno? 5 milioni di truffa, solo in un anno, 5 milioni. E ho fatto, ho avviato la procedura di rescissione in danno e ieri ho ordinato e ho disposto che dall'1 luglio intanto una nostra partecipata gestisca in house il servizio. Fuori i truffatori, intanto. Lo sapete perché io l'ho potuto fare? Perché quando sono entrato nel palazzo, anche in quel caso, assessore, me l'hanno messa là, la mela del peccato. Bella, che era bella. E mi tentavano. E mi hanno fatto chiamare, non avete idea, dal mondo. Perché c'era questo sindaco cattivo che come entrava nel palazzo chissà che cosa faceva. Quello che ha sempre fatto, l'elefante nella cristalleria. Rompo tutto e ricompongo le cose con onestà, efficienza, efficacia e flessibilità. Sempre. Faccio il mio lavoro, che non è quello di far truffare i cittadini da queste società e da queste connessioni. Io non gli ho dato pezzino per assumermi personale, amici, eccetera. Ecco. Quando tu entri in un palazzo municipale sono lì in fila pronti quelli che gestiscono un po' di servizi essenziali, no? Tu come gli dici sì, come gli dai il pezzino e la prima assunzione da fare, sei fottuto, chiuso, non puoi, quindi non vi domandate perché io l'ho fatto e altri non lo fanno. Chiaro? Io l'ho fatto perché sono un uomo libero, sono rimasto con le mani libere e questo è il mio modo di amministrare. Che stessa cosa, ma sapete, Taormina è il regno delle truffe, infatti è un comune in dissesto, però vi do una notizia in anteprima, a fine giugno ora esco dal dissesto, perché è bastato un anno della mia buona amministrazione per chiudere anche questa pagina. Chiaro? Un anno oggi, un anno! Ma è ovvio che come sono arrivato mi sono rimboccato le maniche, ho preso chi truffava il comune e l'abbiamo preso dall'orecchio per farlo cominciare a pagare, ho tagliato ovviamente anche i costi improduttivi, perché non è che tu puoi pretendere di salvare e sanare un bilancio spremendo i cittadini. Tu devi dare il buon esempio. E il buon esempio è quello che prendi i costi del palazzo e li tagli. Vedete, quando io sono arrivato a Messina, altro comune in dissesto, era già in predissesto, era già lì per dissestarsi, mi sono preso la responsabilità di non dichiarare il dissesto. Ho fatto il salva Messina e ho cominciato a tagliare di tutto e di più. Vi faccio un esempio. 23 dirigenti generali, costo medio di un dirigente generale dai 160 ai 180 mila euro l'anno, costo lordo, omnicomprensivo, compreso ovviamente indennità di posizione, retribuzione tabellare e anche l'indennità di risultato, eh? Vabbè, tutto, così ci capiamo. Io li ho ridotti a 9. Perché? Perché c'è una delibera, si chiama riorganizzazione degli uffici e dei servizi, che è di competenza, come proposta è di competenza esclusiva del sindaco e l'atto viene approvato dalla giunta.
in quanto lì è la figura del sindaco datore di lavoro come configurazione. Il datore di lavoro anche in un comune, come in qualunque azienda, stabilisce l'impostazione organizzativa dell'azienda, stabilisce quale figura vitale vuole, quali servizi vuole dare, quale mercato vuole inseguire, quale potenziare e quale eliminare. È semplice, l'ABC. Quindi con una delibera abbiamo riorganizzato la macchina amministrativa. Poi c'erano i dipartimenti, 20 dipartimenti. I dipartimenti, come li definivo io, erano praticamente il campo di esclusività di ogni dirigente. E lì facevano pagare il pizzo legalizzato alla gente, alle imprese, perché si rimpallavano. Non è competenza mia, è competenza di quel dipartimento. Quello poi era sciabiato con l'altro e gli faceva il dispesto. Oh, l'ho ridotta a 8, minimo indispensabile. Ho avuto, non avete idea quanto ricorso e causa, li ho vinti tutti, non solo, hanno dovuto restituire 8 milioni di euro l'indennità di risultato farlocca riscosse negli ultimi 7 anni. Dite, sono vivo? Certo, perché io con me, oltre a un crocifisso quando entro in un palazzo, mi porto la macchinetta del caffè, perché siccome so com'è finita a Pisciotta quando era in carcere, l'hanno avvelenato con il caffè, mica io so fesso, io che ne prendo molti caffè, macchinetta del caffè, quando arrivo la mattina bottiglietta d'acqua, controllo cosa ce l'ha dentro, cialda me la porto pure io, e finora sono riuscito a sopravvivere. Io ti immaginate, ma la nuova che mi avevo sinnoco di qua, ma la nuova che mi avevo sinnoco di là, ma io faccio intanto il mio mestiere, la gente è contenta, mi dà fiducia, è stata ricambiata e mi vota. Ecco come siamo cresciuti, mica abbiamo gestito altro, io ho fatto solo il mio dovere di sindaco. E oggi, se siamo a una cinquantina di sindaci in Sicilia con queste caratteristiche, con questi principi, è proprio perché abbiamo moralizzato i palazzi municipali e dal basso, vedete il percorso, siamo partiti dalla metropoli di 1000 abitanti di Fiume di Nisi, mica siamo partiti da New York, da Fiume di Nisi siamo partiti. Ed oggi dove siamo arrivati? Siamo arrivati ormai lì all'anticamera della cosiddetta stanza del bottone. Ma io non ci voglio stare tanto nella stanza del bottone, perché sono un uomo che non si è mai chiuso nel palazzo. Le giunte le facevamo di notte, da mezzanotte in poi. Poi mi andavo a fare i blitz contro gli zozzoni. 8.000 sanzioni. 8.000, non pensate una, 8.000 sanzioni. Io uscivo due volte alla settimana, perché Messina era la città delle baracche e della munizia. Ora non c'è più né munizia né baracche. Chiaro? Questo è. E allora è ovvio che noi ci portiamo una storia di fatti, non di chiacchiere. È una storia che è suffragata dal consenso popolare talmente forte che finora ci ha portato a sconfiggere le caste di destra, di sinistra, di centro, populisti. E allora ora vedo tanti fumetti, in questo momento li sto leggendo, e c'è scritto nel fumetto: e noi che cosa siamo? Noi con chi siamo? Vi rispondo subito, lo dico sempre, noi siamo per i cazzi nostri, punto. Non apparteniamo a queste geometrie, né a destra né a sinistra, noi siamo quelli pragmatici che di fronte a un problema si pongono semplicemente e si rapportano per risolvere il problema, punto. Perché il problema va risolto, non è in centro se sei di destra, di sinistra o di centro, lo devi risolvere. Quella si chiama amministrazione.
che è una cosa diversa rispetto alle chiacchiere. Andiamo alla conclusione. L'8 e 9 di giugno non è una semplice competizione elettorale, guarda, questo è sesso S, cazzo. Ma sembra qua, lo lascio raggoppo, chi è? 2013 primo dissesto finanziario, 2020 secondo dissesto finanziario, maggio 2024 ultimo bilancio approvato anno 2019. Ci siamo quasi. Succhia, vedi se devo menare a Ispica, porca miseria, madonna mia. Non avevo capito, io credevo di essere qua in una in un altro esempio di buona amministrazione, eh. Ho capito. E io non lo so cosa augurare a chi vuole andare a entrare in una bolgia del genere, eh. Diciamo che è simile a quella che ho trovato a Messina. Auguri a chi ci vuole cimentare in tutto questo. E carità, come vedete, modelli di buona amministrazione e modelli di malagesto, perché solo malagesto, solo questo si può definire quando leggo questi dati e soprattutto il fatto che non si è curato, non si è curata qui la vera malattia, perché quando un comune va in dissesto così in continuazione, allora vuol dire che non hanno risolto il problema strutturale. Ecco qual è il tema, io non lo so, ovviamente dovrei dare un'occhiata ai bilanci, in mezza giornata di radiografia me ne renderei conto perché ormai un po' di esperienza ce l'ho, però non credevo fino a questo punto. L'8 e 9 di giugno, per chiudere il nostro ragionamento, non si vota semplicemente per l'Europa, io non devo andare in Europa, io voglio stare qua. Però è ovvio che sono candidato perché? Perché io ci metto sempre la faccia nei progetti, soprattutto quando sono ambiziosi, sono rischiosi. Magari molti di voi preferiscono la rivoluzione seduti sul divano perché la guardano alla rivoluzione che fanno gli altri. Che cosa? E su questo è stato geniale Lino Banfi. Film famoso, vai avanti tu cretino che a me viene da ridere, bellissimo, eh sì, questo vedete è purtroppo ormai molto diffuso come sentimento. Beh, io vi dico che le rivoluzioni vere si fanno assieme e quindi l'8 e il 9 di giugno ce n'è una in atto, questo modello che è nato in Sicilia. L'8 e 9 giugno può essere sdoganato in ambito nazionale, ma ci serve che questo progetto civico federalista che è riuscito a fare questa costellazione della libertà possa affermarsi. Perché? Perché i primi noi in Sicilia abbiamo bisogno di liberare la nostra terra da chi ci comanda, da Roma. Non è pensabile che i partiti nazionali abbiano scambiato la Sicilia per il loro fisciatoio. Ci mandano le persone da tutte le parti d'Italia, ce li caricano qui e io ancora penso alla Fascina, la compagna di Berlusconi, quando fece l'intervista, io da bambina sono andata a Marsala del Vallo. Marsala del Vallo. Ma c'è bene. Ma vi rendete conto che questa è stata eletta qui? A Marsala del Vallo? Non parliamo a Caltanissetta. Mi pare che là abbiamo avuto il bis. C'è stata, con tutto il rispetto, Stefania Grazzi e c'è stata la Brambilla pure. Ma chi conosce questa?
cioè la Brambilla è la più assenteista del Parlamento. Eppure ce li siamo ritrovati qui. Quando io ho stabilito di iniziare il mio percorso in autonomia, perché non credevo più nei partiti nazionali. Bene, oggi sta nascendo un partito, un movimento federalista, confederale, perché noi partiamo dal presupposto che è sacrosanto il principio ciascuno comandi a casa propria. Quindi sta nascendo un progetto innovativo che non è invasivo dei singoli territori, anzi mette assieme le esperienze civiche, le valorizza e ovviamente è un progetto che, piaccia o non piaccia, e so che a tanti dà fastidio, c'ha come soggetto federatore Catello De Luca. Scusatemi se è poco, ora l'applauso ci sta male. E l'altra caratteristica, finalmente un progetto nazionale che vede come baricentro la Sicilia, e quindi finalmente un progetto nazionale a trazione meridionalista. Rompiamo questo incantesimo. Chi è che ha letto il mio ultimo libro, Non tutto è successo, al 15° capitolo c'è scritto cosa ancora deve succedere, quali sono i miei sogni da realizzare ancora, e io ne ho indicati due, e non c'è la mia andata a Bruxelles, due sono. Il primo, fare il sindaco di Sicilia, chiaro? Il secondo, fare un movimento civico nazionale a trazione meridionalista ed avere finalmente nel Parlamento uomini e donne che tutelano tutti i territori e non si fanno ubriacare da quegli ambienti, da quei salotti, che non si fanno prendere dalla sindrome della casa di Gesù. Quella è terribile, ed ecco perché poi abbiamo personaggi schiavi del sistema, perché si ubriacano. Che inutile, il Parlamento è come la casa di Gesù, come ci entri non ci vuoi uscire più. Ecco qual è la sindrome, caro mio. E quindi pur di non uscire da là dentro, altro che dignità, diventano tappetino del sistema. Ecco, l'8 e 9 di giugno si vota per la libertà. Sì, io che sono un uomo libero, permettete che mi voglio prendere la responsabilità, la libertà di osare? E vi sembra un progetto così folle? No, perché noi 2 anni fa, caro Paolo, caro Saverio, cari tutti, cara Lina, come dice il fenomeno, a tesoro Lina, un applauso, per carità, la mia collega. Noi 2 anni fa abbiamo preso 510.000 voti, non scordiamoci. Il 4% nazionale è 1 milione di voti. E vi assicuro che fuori dalla Sicilia i 500.000 voti ci si prendono tranquillamente, perché abbiamo una squadra di uomini e donne che sta battagliando a mani nude ovunque. Noi abbiamo eroi del calibro di Capitano Ultimo, che ci ha messo la faccia, si è tolto la sua ultima protezione dopo aver arrestato Totorrina, il capo della mafia. Ecco cosa c'è con noi. Ma siamo noi che dobbiamo avere la capacità di farci votare nuovamente
da quei 500.000 siciliani e siciliane. Ecco qual è il compito ora che avete, tutti quanti. E quindi, come vedete, la matematica non è un'opinione, non è una follia la nostra, è un'impresa ardua. Ma noi, se non facciamo cose difficili, ci annoiamo. Quindi è ovvio che siamo per le imprese ardue. Quindi, 8 e 9 di giugno, si vota per l'Europa. Si mette un segno di consenso sulla libertà, ma sappiate che nel cuore c'è De Luca, sindaco di Sicilia. Grazie.